Affrontiamo il quinto capitolo dell'enciclica del Papa, la Fratelli Tutti, e parliamo di politica, un tema un po' scomodo che di solito divide le nostre convivialità. Io evito sempre di parlare di politica quando mi trovo con tutti, coi parenti, con gli amici, coi parrocchiani, e dico sempre che dal punto di vista politico mi ritengo agnostico, perché è difficile oggi capire anche che posizioni prendere, c'è tanta confusione, lo vediamo. E per questo motivo è molto importante accogliere anche l'insegnamento della Chiesa, che attraverso il Papa Francesco ci comunica una visione politica alta, quella di cui abbiamo bisogno, tenendo conto che anche i filosofi antichi, per esempio Platone, dicevano che l'uomo è un animale politico, lo chiamavano zoon politikon, l'animale politico. Non possiamo vivere senza politica, lo vediamo, lo vedremo adesso nel testo, e c'è bisogno di una politica buona, di una politica migliore, come la definisce il Papa, dandoci un aiuto, almeno per un giudizio, per un discernimento, che poi può sfociare anche in una ricerca, in una formazione, anche delle classi politiche in essere e di quelle che verranno. Che ci sia bisogno di una migliore politica, l'ho sperimentato anch'io in questi giorni, nei quali, come sapete, mi sono recato nei Balcani per soccorrere alcuni fratelli in Bosnia, rifugiati, migrati irregolari, dove questa povera gente, si valuta che siano attorno ai 6.000, ma forse sono anche di più, lì proprio nei confini tra la Bosnia e la Croazia, quindi i confini dell'Europa, si trovano in questo limbo dopo aver camminato spesso per un anno o due anni, spesso dopo aver ripetuto una o anche più volte questa che è chiamata la rotta dei Balcani, forse una delle più dure, ma credo che non ve ne siano nessuna di facile tra queste rotte. Ecco, si trovano in questa zona anche a causa di una carenza di politica. È una delle cause per cui questa gente scappa molto spesso, penso per l'80% dei casi, è per problemi di natura politica, per cui nei loro paesi, proprio per una carenza istituzionale e anche direi di vocazione di una sana politica, si trovano a non poter avere futuro. Parlavamo con un ragazzo afghano, Don Eddi gli ha fatto un'intervista, un ragazzo di 17 anni, a cui Don Eddi ha chiesto: ma cosa ti ha spinto a scappare dall'Afghanistan per venire in Europa? E lui ha detto proprio così: nel mio paese non c'è futuro per noi giovani, non c'è nessuna formazione, nessuna educazione, e quindi piuttosto che morire di noia o comunque di inedia, ecco, di impossibilità di speranza per la mia vita, preferisco rischiare la vita per avere almeno una possibilità per il mio futuro. Allora iniziamo la lettura di questo capitolo, che comincia al numero 154 del documento, quindi se avete sotto mano il documento della Fratelli Tutti, siamo al numero 154, e il Papa comincia subito, secondo quell'approccio tradizionale, diciamo, della teologia scolastica, per cui quando si affrontava un argomento anche di teologia o comunque qualsiasi tipo di argomento, per prima cosa si metteva sul piatto quella che si chiamava la pars destruens, cioè prima si distruggeva l'argomento, oppure si mettevano in luce quegli aspetti che negavano la validità di questo argomento, che lo indebolivano, che bisognava subito escludere in modo tale che non andassero a inquinare la purezza di ciò che si voleva comunicare. E quindi il Papa all'inizio di questa trattazione mette subito sul piatto due aspetti della politica che lui vuole escludere, comunque critica, che sono il populismo e il liberalismo. Sono due movimenti molto forti oggi, molto presenti nella politica nazionale e internazionale,
molto anche influenti sulle masse, e partono da dei presupposti ideologici che non sono nati ieri, sono presupposti che possono contare anche due secoli di vita, ecco, quindi sono, diciamo, dei meccanismi, delle dinamiche che si sono create nel corso del tempo, che oggi sono diventate particolarmente virali, per usare un termine che oggi è molto attuale. E il liberalismo consiste in questo movimento di pensiero e anche di azione politica che riconosce all'individuo un valore autonomo, quasi assoluto, e tende a limitare l'azione dello Stato in base a una costitutiva distinzione tra pubblico e privato. Quindi al centro c'è l'individuo con i suoi diritti e lo Stato passa in secondo, anche in terzo piano, con questo conflitto sempre tra pubblico e privato, quasi che lo Stato sia nemico delle libertà dell'individuo. E a livello economico questa teoria si declina anche in una forma di individualismo economico, secondo il quale la massima utilità generale è garantita dalla libera competizione, intesa all'utile particolare e svincolata da ogni disciplina, il libero mercato. E Papa Francesco è molto critico verso questa visione, partendo da un presupposto secondo cui lui dice, anche nella Evangelium Gaudium, che il tutto è più importante delle singole parti. Dobbiamo avere una visione poliedrica della realtà e della società, in modo tale che nessun tassello di questo poliedro prevalga sugli altri annullandoli, ma che tutto si sviluppi in forma armoniosa. E proprio nella Fratelli Tutti, al numero 168, Papa Francesco, in merito al liberismo economico, dice che il mercato non risolve tutto. Quello del liberalismo è un pensiero povero e ripetitivo, dice lui, che non è capace di risolvere i problemi complessi, perché per problemi complessi ci vogliono soluzioni complesse. Il liberalismo economico è una soluzione troppo semplicistica per riuscire a risolvere questi problemi epocali, come per esempio quello dei flussi migratori. E direi che è quasi una posizione magica. Di solito l'uomo protende sempre per soluzioni magiche, perché giustamente cerca la sua area di comfort e non vuole far fatica, però dobbiamo anche prendere la croce dell'impegno, della fatica. Unito al liberalismo, perché sono strettamente correlati questi movimenti, c'è il populismo, che è un atteggiamento ideologico il quale, sulla base di principi e programmi genericamente ispirati al socialismo, esalta in modo demagogico e velleitorio il popolo come depositario di valori positivi. Allora, il liberalismo assolutizza l'individuo, come allo stesso modo il populismo assolutizza il popolo, però per una strumentalizzando il popolo per un fine di potere, chiaramente, per un fine demagogico o velleitario. E ci sono tre forme di populismo. C'è la destra radicale populista, pensiamo al nazismo per esempio, c'è il social populismo, il comunismo, e poi c'è il populismo neoliberale, che oggi è molto diffuso, un po' quello che viene proposto per esempio dall'ex presidente Trump. E questo populismo si sforza di piacere alle persone che sentono che i propri problemi sono trascurati dalla elite. Esiste questo problema e bisogna rendersene conto, che molto spesso oggi le elite politiche appaiono lontane dai problemi concreti della gente. Ci sono dei proclami, ci sono delle promesse che non si realizzano, e molto spesso la gente vive una cocente delusione che si traduce anche in problemi reali di sussistenza economica. E quindi si comprende anche la rabbia che alle volte c'è nelle persone nel doversi trovare di fronte a una classe politica che appare sorda e ottusa.
E il fatto che il Papa critichi populismo e liberalismo non significa che voglia censurare i valori che in parte questi movimenti appoggiano, quali sono appunto il popolo, ma anche il giusto mercato. Ma ci vuole un'idea corretta di popolo, una fotografia realistica di cos'è il popolo. E qui Papa Francesco cita una sua pubblicazione quando era arcivescovo di Buenos Aires, dove siamo al numero 156, dice che popolo non è una categoria logica né una categoria mistica, se la intendiamo nel senso che tutto quello che fa il popolo sia buono o nel senso che il popolo sia una categoria angelicata. Ma no, popolo, dice Papa Francesco, è una categoria mitica. La parola popolo ha qualcosa di più che non può essere spiegato in maniera logica. C'è qualcosa di mitico, direi anche quasi, dice Papa Francesco, di romantico in questa parola. È un'esperienza che accomuna una storia, un'identità fatta di legami sociali e culturali. Quella di popolo non è una realtà che si crea automaticamente, dice il Papa, ma anzi è un processo. È un processo lento, un processo difficile, che dirige una porzione di umanità verso un progetto comune. Al numero 157 Papa Francesco dice che ci sono delle mega tendenze, le chiama così, ci sono delle mega tendenze e aspirazioni comunitarie e che si può pensare a obiettivi comuni al di là delle differenze per attuare insieme un progetto condiviso. Ecco, questa è la nozione di popolo che Papa Francesco propone. Ricordo che Papa Francesco è molto sensibile a questa nozione, schierandosi dalla parte di quella teologia che molto spesso viene confusa con la teologia della liberazione, di impronta marcatamente marxista, ma non è così, la teologia del popolo, una teologia che parte dal basso, cioè dall'esperienza di Dio e del mistero di Dio, del mistero del Vangelo, che fanno i poveri. Papa Francesco attinge spesso, fin dai suoi primi documenti, l'Evangelii Gaudium ne è un esempio, a questa teologia, la teologia del popolo. Ecco, la teologia del popolo. Papa Francesco, al numero 159, parla poi dell'importanza della leadership, cioè di leader popolari che siano capaci di sintonizzarsi col popolo, con la sua dinamica culturale e le grandi tendenze di una società per un servizio al bene comune. Quindi Papa Francesco non demonizza il fatto che ci possano essere dei capi carismatici che sanno interpretare il sentimento e il pensiero di un popolo, quel progetto che accomuna una porzione di umanità che si identifica attorno a dei simboli culturali, a delle tradizioni. Esistono, e il Signore ispira anche persone che hanno carisma, che sono leadership, che sanno interpretare e che quindi sono anche appoggiate e sostenute dal popolo perché possa essere rappresentato per, di fronte al mondo e anche di fronte a se stesso, diciamo, nelle proprie istanze più legittime, profonde e genuine. Però dice che questa leadership può anche subire una degenerazione quando si muta nell'abilità di attrarre consenso per il successo elettorale e per strumentalizzare ideologicamente la cultura del popolo al servizio del proprio progetto personale e della propria permanenza al potere, quella che si chiama in dialetto veneto la carega, no? Quindi, non so se sapete, questa è una parola veneta che ha una radice greca. Noi abbiamo alcune parole del Veneto che abbiamo attinto dal greco. Cattedra in greco vuol dire sedia, vuol dire anche trono.
e si dice carega invece in Veneto, quindi la poltrona, per quelli che non sanno il Veneto. Quindi c'è sempre questo rischio di, e ci sono, guardate, ci sono anche equipe che studiano la sensibilità popolare per veicolarla in modo da renderla utile a fini elettorali e per sostenere la propria leadership. Quindi dobbiamo stare molto attenti, ecco, agli specchietti per le allodole, molto attenti, perché oggi c'è una scaltrezza in questo campo, un'astuzia impressionante per riuscire a captare e a perseguire le attese popolari. E ad ogni modo Papa Francesco anche suggerisce di non enfatizzare neppure la categoria mitica di popolo, perché questa categoria, dice lui, va integrata con le esigenze di un approccio concreto, istituzionale, legati all'organizzazione sociale, alla scienza, alle istituzioni della società civile. Quindi Papa Francesco dice che senza rinnegare la categoria mitica, romantica di popolo, che va accolta, va abbracciata, il popolo con la sua storia, con le sue tradizioni, con la sua sensibilità, con il suo senso di appartenenza che lo rende anche forte, con la sua identità storica e anche geografica. Tuttavia questa realtà deve essere integrata, non deve escludere l'aspetto istituzionale. Alle volte c'è questo rischio di dire: prediligo il nido della mia famiglia, che coincide anche con il popolo, rispetto all'approccio dell'organizzazione, che vuol dire anche alle volte scocciature, burocrazia, anche il doversi mettere in gioco, uscire da casa. Ma Papa Francesco dice: questa integrazione tra la parte mitica e la parte istituzionale della vita di un popolo può integrarsi e risultare feconda in un cammino di trasformazione della storia che incorpora tutto, perché è guidato e unito dalla carità. Ecco l'accento cristiano, l'ispirazione evangelica che il Papa inserisce nella vita politica per attuare una buona politica, una nuova politica, la migliore politica. E dice: incorporare tutto con la carità, cioè istituzioni, diritto, tecnica, esperienza, apporti professionali, analisi scientifica, procedimenti amministrativi. C'è bisogno di tutto questo. Leggevo recentemente su una rivista di geopolitica che l'emergenza virus è stata gestita al meglio lì dove ci sono delle istituzioni progredite. È chiaro questo. Nei paesi dove non c'è organizzazione ci sono stati più morti. Quindi certamente ci siamo trovati di fronte a una epidemia epocale che ha coinvolto tutti, che è difficile da gestire, ma questo dato è certo scientificamente, che lì dove l'istituzione è intervenuta con un'organizzazione scientifica, il virus è stato contenuto. Poteva fare peggio, anche da noi poteva veramente creare problemi molto maggiori di quelli che già gravi abbiamo vissuti. Per cui dice Papa Francesco che l'amore verso il prossimo, è realista, è concreto. Quindi sa mettere insieme la spiritualità della fraternità, questo aspetto mitico dell'appartenenza al popolo, e l'organizzazione più efficiente per risolvere i problemi. Le due cose non si oppongono affatto, dice Papa Francesco, e questo va fatto senza immaginare che esista un'unica ricetta economica che possa essere applicata ugualmente per tutti. Anche la scienza più rigorosa può proporre percorsi e soluzioni differenti. I problemi del mondo, come quelli di uno Stato, sono complessi, dicevo prima, ed esigono risposte complesse e organizzate.
Quindi è importante che ci sia anche la scienza della politica, la scienza dell'organizzazione sociale. Non è sufficiente il carisma, capito? Occorre che l'intelligenza dell'uomo, in concordia, diciamo, in equipe con altri che approcciano questi problemi, si mette in moto per affrontarli nel migliore dei modi. E in ogni caso, dice Papa Francesco, va superata, e lascia intendere questo, va superata attraverso l'educazione, attraverso la formazione delle coscienze, quell'aspetto che nella tradizione cristiana si chiama concupiscenza, quella tentazione umana che c'è nell'uomo, quel lievito cattivo che c'è, che si chiama concupiscenza, che è l'inclinazione dell'essere umano a chiudersi nell'immanenza del proprio io, a chiudersi in se stesso, nel proprio gruppo, nei propri interessi meschini. E in questo contesto Papa Francesco dice: ci sono due movimenti che devono trovare un'integrazione, un incontro, uno scambio, perché tendono ad essere due poli di contrapposizione. Uno è determinato dai movimenti popolari e l'altro dalle istituzioni internazionali. Ci sono dei movimenti popolari, ne parla il numero 169 il Papa, che nascono dal basso, da categorie che, non vedendo rispettati i propri diritti dalle istituzioni, si organizzano da sole e cercano di riuscire a uscire, di promuovere la propria situazione, di farla crescere, creando appunto questi movimenti che aggregano disoccupati, lavoratori precari, informali e tanti altri che non rientrano facilmente nei canali già stabiliti. E dice che Papa Francesco che con questi movimenti si supera quell'idea delle politiche sociali concepite come una politica verso i poveri. Sono sempre forme così di filantropismo, ecco, di compassione, una politica compassionevole rivolta verso i poveri, ma mai fatta con i poveri, mai dei poveri e tantomeno inserita in un progetto che riunisca i poveri. Quindi Papa Francesco dice: bisogna recuperare questo aspetto di inclusione delle iniziative, dei movimenti popolari. Da noi non sono così diffusi, ma per esempio nella sua terra, in America Latina, sono molto forti. Questi movimenti molto spesso sono perseguitati. In piccolo penso anche alle forme aggregative, alle associazioni, alle congregazioni che si creano all'interno della società per promuovere i diritti di determinate categorie, o anche nell'ambito della solidarietà. Ne ho fatto esperienza in questi giorni andando in Bosnia. Le grandi istituzioni che ci devono essere, che sono importantissime, penso alla Croce Rossa, penso alla Caritas, che operano nei campi, fanno fatica però a creare quella prossimità rispetto a fenomeni come quello di cui siamo stati testimoni noi, che sfuggono all'organizzazione delle istituzioni, quali appunto quelli di questi immigrati che si rifugiano nei boschi. E lì vale molto la presenza di ONLUS, di organizzazioni non governative e di singoli privati che si mettono insieme magari all'interno del popolo e offrono, che ne so, il garage, la proprietà, il cascinale abbandonato per il riparo di questa gente, e magari anche portano qualche genere di conforto, come abbiamo potuto vedere. Quindi le istituzioni hanno bisogno anche di queste realtà, perché sono in grado di abbracciare le esigenze e le istanze più particolari della popolazione, quindi di entrare nella vita della gente, perché partono dal basso. Ma nello stesso tempo c'è bisogno che le istituzioni internazionali, oggi indebolite, soprattutto perché la dimensione economico-finanziaria con caratteri transazionali tende a predominare sulla politica, possano tornare a dare concretezza al concetto di famiglia delle nazioni. Il Papa dice che bisogna ripensare
la politica e l'economia, perché non deve più essere che sia l'economia, e in particolare l'economia finanziaria, a dettare l'agenda delle scelte politiche. E quindi occorre riscoprire il valore delle istituzioni internazionali, di cui diciamo la più importante è l'ONU, con l'intento di realizzare davvero l'ideale della fraternità universale. Dice Papa Francesco: bisogna assicurare il dominio incontrastato del diritto e l'infaticabile ricorso al negoziato, ai buoni uffici e all'arbitrato, stabilire obiettivi comuni e assicurare l'adempimento in tutto il mondo di alcune norme essenziali. Probabilmente la scommessa che è più stringente in questo momento è un banco di prova. La distribuzione in tutto il mondo del vaccino ci farà capire se le istituzioni internazionali davvero sono in grado di assicurare la giustizia e l'eguaglianza, e quindi di difendere quei diritti fondamentali dell'uomo di cui la Carta dell'ONU si fa paladina. Quindi speriamo che questo passaggio possa essere anche un primo segno, se si realizzerà, di una volontà di crescita nel senso proprio di una politica internazionale che sappia raggiungere tutti, proponendo a tutti e condividendo con tutti la difesa dei diritti fondamentali dell'uomo e dei popoli. Quindi, dice Papa Francesco, ribadisce, la migliore politica non è sottomessa all'economia. Più volte Papa Francesco, nei suoi anni di pontificato, si è lamentato di quanto la politica sia sottomessa all'economia e questa a sua volta al paradigma efficientista della tecnocrazia, le esigenze della tecnologia che dettano i passi che deve fare l'economia e poi di conseguenza anche la politica. E dice Papa Francesco, al contrario, è la politica che deve avere una visione ampia, in modo che l'economia sia integrata in un progetto politico, sociale, culturale e popolare che tenda al bene comune. Fraternità e amicizia sociale non sono astratte utopie, dice il Papa. Siamo al numero 180. Fraternità e amicizia sociale esigono decisione e la capacità di trovare percorsi che ne assicurino la reale possibilità anche coinvolgendo le scienze sociali. E questo, dice Papa Francesco, riprendendo il Magistero di San Paolo VI, è un esercizio alto della carità. Paolo VI ne aveva parlato in un discorso alla FAO il 16 novembre del 1970. Pensate, sono passati 51 anni quasi. Parlava della politica come esercizio alto della carità. E il Papa fa una sottolineatura che io non conoscevo, ma che mi ha fatto bene, mi ha aiutato me a far chiarezza anche nel modo con cui va affrontata la complessità della realtà sociale e la nostra disponibilità a metterci in servizio dell'uomo. Riprende una distinzione antica che fa parte della tradizione scolastica della Chiesa, la distinzione tra amore lecito e amore imperato. Cosa significano queste cose? L'amore lecito consiste in quegli atti che procedono direttamente dalla virtù della carità, diretti a persone e a popoli. Sono atti diretti, come quello che abbiamo cercato di mettere in atto in questi giorni, cioè portare una coperta, portare un sussidio, un aiuto a chi non ce l'ha. Poi c'è l'amore imperato, che consiste negli atti di carità che spingono a creare istituzioni più sane, ordinamenti più giusti, strutture più solidali. E qui mi piacerebbe citare anche il passaggio, perché è molto bello. Papa Francesco dice: è carità stare vicino a una persona che soffre
ed è pure carità tutto ciò che si fa, anche senza avere un contatto diretto con quella persona, per modificare le condizioni sociali che provocano la sua sofferenza. Se andiamo al numero 186, ci sono degli esempi molto belli e vorrei leggerli. Vediamo se mi ritrovo. No, siamo da un'altra parte. Pagina 186, sì, numero 186, dice: se qualcuno aiuta un anziano ad attraversare un fiume, questa è squisita carità, il politico gli costruisce un ponte e anche questo è carità. Se qualcuno aiuta un altro dandogli da mangiare, il politico crea per lui un posto di lavoro ed esercita una forma altissima di carità che nobilita la sua azione politica. Quindi anche il politico fa carità e anzi direi che è importantissima la sua carità, perché solo attraverso la politica si possono risolvere certi problemi che ci permettono di superare l'assistenzialismo e non porta da nessuna parte. Vado verso la conclusione, dove il Papa parla di tenerezza. Dice che anche i politici devono vivere la tenerezza. È una cosa assolutamente inedita, fa parte del lessico di Papa Francesco, ma anche del suo modo di vivere, anche lui, la guida pastorale della Chiesa, con tenerezza. Vi voglio leggere quest'ultimo passaggio che fa riferimento dai numeri 191 ai numeri 194. L'amore sociale e la carità politica si esprimono anche nella piena apertura al confronto e al dialogo con tutti, perfino con gli avversari politici, per il bene comune, per rendere possibile la convergenza almeno su alcuni temi, e ciò che si stanno sforzando di fare i nostri politici in questo periodo, ecco, di cercare di trovare una convergenza per il bene dell'Italia con un governo di unità nazionale. Non bisogna temere il conflitto generato dalle differenze, anche perché l'uniformità genera asfissia e fa sì che ci fagocitiamo culturalmente, cioè ci blocchiamo dal punto di vista culturale, fissandoci sull'uniformità. Ed è possibile vivere questo se il politico non smette di considerarsi un essere umano, chiamato a vivere l'amore nelle sue quotidiane relazioni interpersonali, e se sa vivere, sì, la tenerezza. Appare inedito questo legame tra politica e tenerezza, ma è davvero efficace, perché la tenerezza è l'amore che si fa vicino e concreto. In mezzo all'attività politica, i più deboli devono provocare tenerezza, non rifiuto. Ripeto, in mezzo all'attività politica, i più deboli devono provocare tenerezza, e hanno il diritto di prenderci l'anima e il cuore. Stamattina nel Vangelo l'Evangelista Marco ci riportava le prime parole dell'annuncio di Gesù dopo il suo deserto: convertitevi e credete al Vangelo. Dicevo che questo convertitevi, in greco metanoia, metanoieite, significa cambiate mentalità, rinnovate il vostro sguardo, fatelo uscire da quelle strettoie, da quei circoli chiusi che non vi permettono di volare. Ecco, chiediamo al Signore che anche nel nostro senso politico, ognuno di noi ha questo desiderio, questo bisogno politico, ecco, si innesti questo afflato di tenerezza che ci permetta di vivere queste dimensioni poliedriche, quella della la nozione mitica del popolo, quella istituzionale, il movimento popolare dal basso, gli impegni sociali che ci prendiamo e le grandi istituzioni in una grande unità, frutto
dell'accoglienza, della grazia di Dio e dell'esercizio della carità. Adesso, dopo qualche istante di silenzio, inizieremo la liturgia penitenziale. Avete il foglietto, il libretto che potrete seguire, e faremo anche un momento di adorazione eucaristica. Ricordo che questa liturgia ci prepara, sono 5 tappe che faremo durante i pomeriggi di spiritualità, sperando di riuscire a farli tutti, per fare una buona celebrazione sacramentale della riconciliazione nella Pasqua. Quindi, con quella forma che il nostro Vescovo concede anche per questa Pasqua, senza la confessione individuale, ma che sia davvero anche un momento di conversione, perché ben preparato, dopo un bel cammino che faremo insieme. Quindi, buona preghiera a tutti.